Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci qui con The Surge e riprendiamo dalla produzione centrale B. Adesso dobbiamo vedere che cos'è questa superstruttura che è arrivata fino a questo livello da chissà dove. Speriamo che qui intanto non ci raggiunga quel pazzo. Eccola lì. Non sembra niente di buono, comunque. Vediamo. Ok, allora, meglio non cadere, direi. Wow. Ci costruisce l'arena qua sotto. E quindi boss fight. Iniziamo. Wow. Qui preferisco stare lontano dal centro dell'arena perché quelle due braccia meccaniche non promettono niente di buono. Wow, attenzione. Tanto c'è anche... Aia! Quel laser da lontano che cerca di prenderci. Allora... Vediamo se... Aia, attenzione. Ok, assolutamente lontani dalla parte centrale. Aia. Anche il laser che va avanti e indietro in base alla nostra posizione. E le braccia gliele abbiamo staccate. Adesso dobbiamo occuparci di... Occhio. Non li vedo. Olè. Attenzione a ste braccia. Picchiano sodo comunque. E adesso... Le ho distrutte, ma... Ecco, si è elettrificata la... Occhio adesso, eh. Ouch, maledetta. E adesso contrattacchiamo anche noi, però. Ah. Dove sei? Ma guarda quanti danni fa, eh. Niente, l'attacco in scivolata. Ah, maledetta. Scendi giù. Ma... Occhio che fa la stretta. Attenzione. Stretta di mano. Attenzione di nuovo che... Questo attacco qui è terribile. Ho solo una cura. Occhio a sto raggio. Vieni qua.
Accidenti. No, la presa no. Mi ha incastrato. Non devo sprecare l'ultima cura. Via, via. Via, usiamola adesso. Adesso. Perfetto. Big Sister un terzo. Maledetta, va. Wow. L'abbiamo conciata per le feste, comunque. Allora, ci ha lasciato anche un'arma. La barra sputafuoco. Allora, quindi un bastone. Allora, come impatto è meglio del nostro. Velocità uguale e scala meglio di competenza. E aumenta anche più l'energia, quindi non sarebbe male utilizzarla. Non fa però danno da taglio, ma fa danno. Fa danno da taglio, scusate. Ma non elementare. Adesso vediamo di andarcene da questo posto. Dobbiamo cercare di raggiungere il forum esecutivo. Devo stare attento perché ho finito comunque le iniezioni. Tanto qui un po' di scarti. Andiamo qua. Chissà che giro staremo facendo. Sì, siamo esattamente dietro al boss. Wow. Sì, Selly ci aveva detto che avremmo dovuto fare dei giri particolari per arrivare al forum esecutivo, che tutte le strade più dirette erano chiuse. Intanto in questo punto troviamo un'altra ventola di raffreddamento per il drone, che comunque abbiamo già trovato prima. Questa parte è chiusa. Qua c'è un pannello. Ehi, no! Ah, cambiamo zona direttamente, ricerca e sviluppo. Wow. Per fortuna non c'era il danno da caduta. Di qua non possiamo andare, è una porta di sicurezza che ovviamente non possiamo ancora aprire. Sinceramente però, se riesco li evito questi droni perché non ho le cure. Piano esibizioni. Non ci inseguono, vero? Wow. Basta, ma no, non sei stanco, Don Hackett, di ripetere sempre queste cose. Wow, comunque. I know, I know. Carino questo piano esibizioni. Allora, qua c'è un contrappeso meccanizzato e un nuovo impianto. Eccolo qua. Applica un incremento ai danni fisici delle armi. Più 20 però, per i danni da impatto, taglia a fondo. E va attivata utilizzando l'energia però. Molto bene. Da questa parte c'è l'ingresso bloccato.
Continuerei a fare il giro prima di qua. Hanno fatto crescere anche degli alberi qua. Carine le foglie che cadono. Chiuso. I bagni chiusi, ovviamente. E mucchio di scarti metallici. Perfetto. Va bene. E allora da questa parte non c'è altro da fare, quindi vediamo un po' qua sotto che cosa c'è. Wow, un po' di prototipi in mostra. Pubblicità ovunque. In queste teche, comunque, ci sono anche dei prototipi di armi che possiamo recuperare. Questo no, non ancora. Ce n'era un altro? Sperando che non ci siano solo nemici in giro. Di qua no. Ah sì, eccole qua. L'induttore IP75 Crio. Un'arma a fissaggio doppio. Non ci sono altri oggetti. Diamole un'occhiata. Allora, eccola qua. L'impatto però è molto basso. Velocità elevato però. Wow. Velocità sì, molto veloce. Allora, di là c'è una porta. Qua sotto però volevo finire di fare il giro. No, devo rimettermi il nostro negoziatore, che va sempre bene. E non c'è altro qua. Abbiamo trovato la Med Bay. Di qua c'è un passaggio. Magari però entro prima nella Med Bay. Oh, c'è anche qualcuno qua. Alec Norris. Maddie, my little girl. She's gone. I don't know what to do. Please. Please help me find her. Allora, ha perso la sua bambina. Ok, calm down. Now, what's your name? Alec. My name is Alec. I just need to find her. She's all alone. Hey, you all right? What happened? I lost her. I lost my little girl, my sweet baby. We were attacked in the corridor and... I don't know, so fast. I got turned around. And now... I don't know where she is. Beh, direi che possiamo anche aiutarlo, dai. I'll try to find her, but I need you to calm down. Do you have any idea where she could be? I don't know. Maybe my office? We didn't get far. She could have run back. This is the key code, please. Please, Maddie is all I have. Guess you also have no idea what's going on in this place, right? No. No, I thought it was just me. That something was wrong with my neural link. I passed out, but then I saw Maddie. She was terrified. And the hallways, the labs, all empty. It was like we woke up in a nightmare. I'm sorry, but I have to leave you now. I know, just... Please.
find my little girl. Allora, ci ha lasciato il tesserino per accedere comunque all'ufficio. Ah, lì c'è Sally, adesso andiamo a parlare anche con lei. In questo punto c'è una nota audio e qui c'è una foto di una bambina che credo sia la figlia di Alec Norris. Log 2. Overnight it's evolved. The dots have become structures. Thick black veins underneath my skin. Sclerotic. It's no longer human tissue, it's something else. I went up to Ops and took some samples from my lower right leg. The structures there are more developed. The area is completely numb. There was no need for anesthesia. Cutting into the overlying layers of skin, I removed several cubic millimeters of tissue. Analyses are still running. Wow, che cosa inquietante. Sentiamo un po' anche Sally. You seem to have a knack for ending up where you're not supposed to. How did you get into R&D? That's a restricted area. You need to leave before security shows up. Ah, quindi questa è un'area di sicurezza, cioè segreta. How are you holding up? You all right? I don't know. I wasn't trained for this. Whatever happened has affected the whole network here. It's all linked. Every system is joined to another and another. I'm scared. I'm just hoping someone in management can help us. Speriamo. Okay, I'm on my way. Get out of there as soon as you can. Vabbè, insomma, ci ha detto soltanto che non dovremmo stare qui. Allora, depositiamo tutto. E prima di salutarci, però, volevo costruire il set Gorgone, perché comunque ha delle difese piuttosto buone. E poi anche una sua qualità specifica molto interessante. Tanto avevo fatto un bel giro nella prima zona e avevo farmato tutti i pezzi di ricambio. Quindi ce la facciamo senza problemi. Manca soltanto l'elmo. Perfetto, costruito. E costruendo questo tipo di esoscheletro sblocchiamo anche il trofeo sentinella. Allora, proviamo a vedere se riusciamo a equipaggiare tutto il set. Tanto la difesa aumenta un po', da 6 a 7 per la testa. Stabilità migliore, media. Il drone consuma anche meno energia, meno 50%. Devo vedere solo se l'energia nucleare che ho basta. Mi sa di no. No. Caspita. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa ancora. Forse un livello 2. No, solo uno. Solo uno, ma non basta per... E quindi torno con tutto il set Liquidator per ora. Quello Gorgone lo equipaggerò poi più avanti, perché comunque servono ancora degli altri punti per aumentare il livello. Va bene ragazzi, allora io mi fermo qui con questo video. Con il prossimo esploreremo bene questa zona qui, questa ricerca e sviluppo così segreta in cui non dovremmo trovarci. E io vi ringrazio per aver visto questo video e vi do appuntamento con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!